Ciao a tutti! Come vedete dallo schermo abbiamo un bellissimo unicorno tutto colorato. Mi hanno chiesto più persone come si fa a inserire un'immagine in Design Space facendola diventare di più colori, quindi facendola tracciare nuovamente da Design Space e poterla colorare e quindi fare i vari colori che magari vogliamo creare per fare un adesivo colorato con tutte queste varianti di colore su una maglietta o sul cappellino o su qualcosa di questo genere, quindi usare il vinile magari termico. Non c'è problema, adesso vedrete anche come utilizzare le immagini e poterle così scontornare con Design Space anche se l'immagine non è ad alta risoluzione, quindi quel fastidioso problema di tutti quei pezzettini che creano un filo non omogeneo ma spezzettato, che a noi non piace e che oltretutto fa impazzire la Cricut quando deve tagliare il vinile, non vedendo poi una cosa precisa e neanche pulita. Vediamo come fare. Cancelliamo questo e cerchiamo di farlo da capo. Allora, carichiamo un'immagine che io ho scaricato da internet. Un unicorno. Questo unicorno, come vedete, è quello che io ho fatto prima. In questo caso questa è un'immagine semplice, con un colore solo, in questo caso bianco e nero, ma monocromatico perché poi esiste solo il nero. Quindi andiamo su semplice, selezioniamo semplice. Andiamo avanti e dovremo fare due semplici passaggi, uno del bordo nero e uno di quello che è l'interno dell'immagine, togliendo sempre via comunque lo sfondo che a noi non interessa. Adesso andiamo a recuperare soltanto il bordo nero, molto semplice operazione, basta togliere via tutto quello che è bianco, quindi selezionando e cliccandoci sopra, togliamo via tutto quello che è l'interno, come vedete. Tutto quello che è bianco andiamo a fare questo tipo di selezione, selezionando tutti i pezzettini e ci rimarrà soltanto il nero. Questa bene, l'abbiamo finita, possiamo guardare l'anteprima qua sotto perché c'è questo pulsante che ci dà la possibilità di vedere l'anteprima, la guardiamo e ci va bene, ok, possiamo continuare e salvarci per il taglio, quindi salva come immagine da taglio questa e ce la salviamo in Design Space. Adesso la carichiamo nuovamente perché dobbiamo fare la parte interna dove andremo a colorarla, quindi la apriamo, mettiamo sempre semplice perché si tratta, come vedete, colore dato, contrasto e sfondo trasparente o monocromatico, andiamo più vicino e adesso arriva il problema, perché se noi togliamo via lo sfondo, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, togliendo via quello che è nero e lasciando quello che è bianco, che sarà il colore per noi, succede questa cosa. Perché? Perché ci rimane comunque della parte del nero, perché non riesce a fare una selezione appropriata di quello che noi vogliamo, anche perché magari l'immagine non è una risoluzione esagerata. Bene, torniamo indietro e utilizziamo la parte sinistra qua dello schermo, dove ci sono le opzioni avanzate. Queste sono importantissime perché ci danno la possibilità di influire su due valori: riduci colori e tolleranza di colori. Questa per adesso la possiamo lasciare così per la tolleranza dei colori, per i colori, ma la cosa importante è andare a utilizzare questo tipo di valore numerico. Più è basso questo valore numerico e più il problema, lui prenderà più pezzettini dell'immagine. Più questo valore è alto e la tolleranza sarà minore, quindi lui andrà a togliermi via tutto quello che non mi interessa e dei pezzettini più piccolini. È come una selezione grossolana di quello che mi interessa, quindi gli dico non prendermi anche il pezzettino grigino, mezzo grigio, mezzo, prendimi soltanto il nero. Quindi se aumenti questo valore e vai a selezionarlo, già ti ho tolto molto di quello che c'era che non ci andava bene, ma non basta, quindi torniamo indietro, aumentiamo ancora questo valore. Adesso io vado a 200, vado vicino, guardo l'anteprima, ci sono ancora dei pezzettini, ok, allora 210, vado a vedere l'anteprima e c'è sempre meno, torniamo indietro, facciamo 220. Come vedete i pezzettini continuano a diminuire, 230, c'ho ancora due pezzettini, sono perfezionista, voglio arrivare al punto di non avere neanche un pezzettino.
non ho più pezzettini. Questo è quello che voglio. Adesso tolgo via anche queste parti qua perché non sono parti che mi interessano. Vediamo l'anteprima. Ok, e togliamo via anche queste parti nere perché anche queste non sono, le abbiamo già nell'altro file, insomma, che abbiamo già selezionato per il bordo. Benissimo. Se adesso vediamo l'anteprima, abbiamo il nostro interno del nostro unicorno. Continuiamo. Quindi selezioniamo questa parte e la salviamo. Adesso le carichiamo entrambi. Li inseriamo entrambi nel documento, nel nostro progetto, anche quello interno, e lo inseriamo. Se questo è solo coloro di rosso e lo metto sopra, vedete che andrà a riempire esattamente quello che è l'interno del mio unicorno. Come vedete ci sono dei pezzettini qua che non mi piacciono, non è un problema, abbiamo questo strumento che si chiama sagoma e possiamo andare a escludere quei pezzettini che sono avanzati, che sono questo, questo e questo, e non ci sono più. Se ci avanza sempre qualche pezzettino, abbiamo comunque questo strumento che possiamo utilizzare. E se lo mettiamo dentro, per farlo più colori è semplicissimo. Questa parte la possiamo con sagoma utilizzare per fare per esempio soltanto una parte di l'unicorno. Vogliamo fare l'unicorno. Bene, dovremo o in questo modo selezionare i vari pezzettini o se no nel menu di fianco. Come vedete, ogni volta che io ne seleziono uno mi scompare dall'immagine. Qui sono gli zoccoli. Questo è lo stesso meccanismo che potrete utilizzare per fare tutti i pezzettini. Questa è la parte del cuore, non la voglio togliere. Questa sì, i cuoricini pure. Mi vado avanti a togliere via tutto, lasciando soltanto l'unicorno. Ecco, l'unicorno è pronto. Se voglio fare gli altri pezzi dell'immagine, non faccio altro che prendere questo e duplicarlo. O col tasto destro facendo duplica e andando dentro in sagoma, come vedete io ho ancora tutto l'unicorno, quindi vado a escludere quello che era l'unicorno e vado a tenermi soltanto queste parti qua. Questo lo tolgo, mi tolgo e ritengo queste parti qua e ho fatto la criniera. Gli posso dare un altro colore e farla così. In questo modo voi potete fare anche la criniera di tre colori diversi, come ho fatto io inizialmente. Potete fare i cuoricini interni, potete fare soltanto la coda, potete fare il muso. Quindi in questo modo sempre copiando questa parte qua, quindi duplicando questa parte che avete, potete andare sempre in sagoma e dire io voglio gli zoccoletti del mio unicorno. Faccio così, ho già gli zoccoli pronti, li metto e lì gli cambio il colore, gli do un colore azzurro. Questo è il modo per poter fare tutte le immagini che volete con la risoluzione anche bassa. Potete riutilizzarle, potete colorarle internamente, è molto semplice, dovete solo influire su quelle due opzioni avanzate che ci sono a disposizione, soprattutto la tolleranza è l'opzione principale da utilizzare. Spero di essere stata utile, di avervi fatto capire come poter fare tutte le immagini che volete utilizzando Design Space. Avete la possibilità di recuperare tantissime immagini e di disegnarle da sole senza nessun problema e in modo molto semplice e facile, come vedete. Spero di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!